quando volete, tanto ormai abbiamo fatto tardi, ma oggi è una giornata. Possiamo andare? Eccoci qua. Allora, scusate il ritardo, inusitatamente siamo sempre in ritardo, ma oggi più che mai, ma è stata una giornata lunga, ma positiva, perché come sapete questa mattina si è completato il ponte e poi il sindaco e il commissario Bucci vi darà magari qualche dettaglio in più di quell'importante evento che è accaduto stamani. Io tanto vi do i dati del 28 di aprile, siamo a martedì. Questi sono i dati del flusso ministeriale, lo ricordo perché talvolta qualcuno con i dati fa volutamente un po' di confusione, ovvero i dati trasmessi dalla struttura regionale di sanità a Protezione Civile e Ministero della Salute, quindi quelli che trovate sui siti ufficiali di tutti, aggregati talvolta in modo diverso. 45.719 i tamponi in Liguria, 1.680 quelli fatti ieri, quindi abbiamo superato la soglia dei 1.500 diciamo sensibilmente. I positivi in Liguria sono 5.119, 35 più di ieri. Gli ospedalizzati, ed è un'altra buona notizia, calano di 38 unità, sono 799, quindi siamo scesi sotto quota 800, ricordo che eravamo arrivati a 1.300 ricoverati nei reparti di media intensità di cura. Le terapie intensive sono 81 e quindi sono sostanzialmente come ieri, vado a memoria un paio di meno, ma anche in questo caso siamo abbondantemente sotto quelli che sono stati i livelli di guardia della nostra regione. Veli comunico come sempre divisi per azienda sanitaria, che sono 142, 13 terapie intensive in ASL 1, meno 21 persone, quindi anche la situazione dell'Imperiese, che ieri aveva registrato durante il fine settimana un piccolo incremento, oggi è tornata ad essere sostanzialmente in un equilibrio, anzi in una piccola negatività da un punto di vista dei numeri. ASL 2 118, 9 terapie intensive, 8 pazienti in meno. Policlinico San Martino 166, 28 terapie intensive, qua cresce di un'unità. L'Evangelico 29, 2 terapie intensive, meno 3. Il Galliera 95, 2 terapie intensive, un paziente in meno. Il Gaslini sono sempre 5 le persone ricoverate. L'ASL 3, cioè tutta la città metropolitana di Genova, ad esclusione poi del Tiguglio, sono 120, 15 terapie intensive, ovvero meno 8 ricoverati. L'ASL 4, 57, con 4 terapie intensive. L'ASL 5, 67, 8 terapie intensive. Al domicilio in isolamento sono 2.772 le persone che stanno trascorrendo la malattia a proprio domicilio, non avendo bisogno di cure severe in ospedale, sono 29 più di ieri. Clinicamente guariti, ovvero asintomatici positivi a domicilio, sono 1.548, più 44 rispetto a ieri. Guariti con doppio test consecutivo, quello che per legge dà certificato di pronta guarigione, sono 1.512, ovvero 82 più di ieri, anche questo direi che è un ottimo numero. I decessi sono oggi 13 in più di ieri, 1.139 purtroppo dall'inizio di questa tragica epidemia. 13 persone sono numeri in calo anche questi rispetto a quelli che vi abbiamo dato nei giorni passati. Sui decessi vorrei dire che talvolta nascono polemiche vieppiù incomprensibili, dal momento che i decessi Covid nella nostra regione sono classificati esattamente come li classifica il Ministero della Salute, ovvero con le indicazioni appunto che ci vengono date per quello. Poi sono in realtà è l'Istituto Superiore di Sanità che certifica il fatto che una persona sia morta di Covid, e noi semplicemente registriamo, diciamo, la pratica dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi su questo non credo che vi sia e vi possa essere alcun dubbio. Semmai, come dire, si è molto discusso
tra la scienza ma anche nella politica, a partire anche da esponenti importanti come Venturi, che è il commissario dell'Emilia-Romagna, sul fatto che le classificazioni Covid nel nostro paese sono state talvolta più larghe degli altri paesi europei, ma questo è un altro dato. Vi posso anche dire che la maggior parte dei tamponi positivi oggi arriva purtroppo dalle RSA, ma questo è un dato costante anche dell'ultimo periodo, fatti 100 tamponi positivi circa 40, tra il 42 della settimana scorsa e il 49 di questa settimana arrivano dalle RSA, quindi anche il tema dell'aumento dei contagi è dovuto anche a una politica molto seria e molto aggressiva di tamponi, soprattutto nelle RSA, che restano ovviamente il luogo più complesso, prese in carico ormai dal nostro sistema sanitario da molte settimane e anche coadiuvate da personale non solo delle ASL ma anche di protezione civile. Anche in questo senso credo che la nostra regione abbia fatto fino in fondo tutto quello che si poteva fare per intervenire in quella delicata situazione. Oggi è stato a Genova il Presidente del Consiglio Conte, lo abbiamo incontrato dopo la cerimonia del Ponte Morandi, oltre a parlare di infrastrutture, di cose che non sono attinenti a questa conferenza stampa e di cui speriamo poter dare un po' di notizie sull'esigenza di ripartenza del Paese. Abbiamo anche ovviamente parlato delle ordinanze di Regione Liguria, ma più in generale delle ordinanze di tutte le regioni italiane, perché ordinanze simili alle nostre sono state fatte da regioni di vario colore politico, dalla Toscana del Presidente Rossi all'Emilia del Presidente Bonaccini, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni, al Veneto di Zaia, al Friuli di Fedriga, alla Liguria evidentemente e molto altro. Abbiamo ribadito al Presidente del Consiglio, cosa che discuteremo domani con il Ministro Boccia in una conferenza delle regioni già convocate con il Ministro Speranza, le esigenze e la necessità, credo, per una migliore proseguo della fase 2 che si aprirà poi nella sua fase principale a partire da lunedì, l'esigenza che il governo dia delle linee guida e consenta alle regioni di poterle applicare attraverso ordinanze non solo ulteriormente restrittive ma anche ulteriormente migliorative rispetto a quello che il governo stabilisce a seconda delle zone, a seconda di parametri molto seri sull'andamento dei contagi, che non possono che essere a nostro avviso quello dei numeri ospedalieri. E su questo, come avete visto, la situazione della Liguria è una situazione incoraggiante da questo punto di vista. D'altra parte, la chiarezza normativa richiede che ci sia questo intervento, perché al momento vi è un cumulo normativo che riguarda il governo e le regioni che a volte risulta di essere di difficile interpretazione anche dai cittadini. Ci auguriamo che nelle prossime ore ovviamente tutto questo si possa sistemare, si possa avviare un percorso di collaborazione tra regioni e governo in modo da applicare a ciascuna regione, a ciascun territorio, regole anche diverse a seconda della situazione dell'epidemia e anche a seconda delle sue esigenze economiche e sociali, che molto spesso sono diverse. Abbiamo per di questo discusso col Presidente Conte, lo ringrazio per l'attenzione, mi auguro che nei prossimi giorni anche alcune storture che sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio illustrato due giorni or sono possano venire corretto nel senso auspicato dalle regioni. Sonia, poi l'assessore Gianpedrone che vi dà lo stato dell'arte per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine che si sta ultimando, e poi il sindaco di Genova, perché oggi per Genova ma per l'Italia tutta è una straordinaria giornata al di là dei dati di giornata sulla crisi. Buonasera. In una giornata come questa, che ha visto il completamento, diciamo, del viadotto sul Polcevera, questa straordinaria opera, e corre l'obbligo anche da parte dell'assessore alla sanità, oltre che un commosso ricordo delle vittime, ricordare anche il grande impegno che in quelle ore successive al crollo tutto il sistema sanitario ligure mise, diciamo, a disposizione per
accogliere nell'immediatezza eventuali feriti, che furono molti di meno di quello che potessimo immaginare, purtroppo. E quindi, così come in quell'occasione, anche durante l'emergenza coronavirus, il nostro sistema sanitario, in primis il personale sanitario tutto, ha dimostrato di esserci, di essere pronto ad affrontare queste situazioni di estrema gravità e criticità. Ricordo anche che in quell'agosto rientrarono dalle ferie tantissime persone e ci fu una mobilitazione immediata. L'ospedale Policlinico San Martino attivò nell'arco di un paio d'ore 11 sale operatorie. E quindi anche oggi, nell'emergenza coronavirus, la rete ospedaliera, il personale impegnato nel sistema sanitario ha dimostrato una grande capacità di attivarsi con grande spirito di abnegazione e capacità di adattamento. Ora la grande sfida del nostro sistema sanitario è il rafforzamento di tutta quella che è la risposta territoriale. Dagli uffici igiene e prevenzione delle nostre ASL, ovviamente, fino ad arrivare alle attività compiute dai nostri distretti, il rafforzamento della collaborazione con la medicina del territorio e i medici di medicina generale. Stiamo andando in questa direzione e quindi do una notizia di oggi per confermare il grande impegno su questo fronte. Abbiamo attivato un numero dedicato per residenze sanitarie e medici di medicina generale, mettendo a disposizione presso il Policlinico San Martino il personale medico della clinica infettivologica, in modo tale da poter offrire in tempo reale una consulenza appunto all'RSA e dei medici di famiglia in questo momento di emergenza coronavirus. Questo servizio sarà attivo dal lunedì a sabato dalle 9 alle 17 e penso che questa straordinaria collaborazione tra l'Hub regionale, IRCCS, Ospedale Policlinico San Martino e territorio sia una conquista importante del nostro sistema. E anche l'attività, l'implementazione di quella che è diciamo, un'altra filone importante per l'ingresso nella cosiddetta fase 2 è l'effettuazione dei tamponi. Penso che proprio in questo momento siano veramente importanti per consentire alle persone nel rientro dell'attività lavorativa. E vedo che anche i gesti di solidarietà compiuti sul territorio portano anche a donare, a ricevere, vedere delle donazioni di apparecchiature per l'effettuazione dei tamponi. Oggi, ad esempio, c'è stato presso la SLUNO la donazione di un macchinario per l'analisi dei tamponi che porterà la capacità di analisi da 200 a 400 tamponi al giorno. Questa apparecchiatura è stata donata dalla Croce Rossa Sanremo, dal Rotary Club della zona e Banca Generali. Oltre a un'altra donazione, lo dico perché siamo tutti legati anche agli alpini, anche gli alpini hanno fatto una grande donazione alla SLUNO, 25 respiratori polmonari da trasporto e anche ulteriore materiale sanitario, un importante supporto dedicato alla centrale operativa del 118, ambulanze e automediche. Una grande generosità che noi la accogliamo sempre come un gesto di riconoscimento per tutto il personale coinvolto. Buonasera a tutti, grazie. Una giornata come questa è obbligo dire viva Genova, viva la Liguria, viva tutto il sistema di protezione civile che ha lavorato tanto in questo anno e mezzo per arrivare a questo straordinario risultato che è quello che avete visto tutti e che credo sia un risultato per tutto il Paese. Tornando a temi, come dire, più di attualità e quindi tornando alla nostra gestione dell'emergenza di protezione civile per quanto riguarda il coronavirus, noi siamo arrivati oggi al 98% di distribuzione sul territorio della Liguria con il sistema gratuito di Poste Italiane, sistema che finirà tra domani e dopodomani, ma dietro questo stiamo già lavorando con due modalità differenti.
100.000 mascherine in più e che sono date in dotazione aggiuntiva oltre ai 2 milioni che stiamo ormai ultimando a Poste Italiane e che consentono di recuperare attraverso quella mail segnalazioni mascherineliguria@gmail.com zone saltate piuttosto che vie dove le mascherine non sono arrivate e quant'altro. Tutto questo finirà entro giovedì e poi entro fine di settimana vi sapremo dire anche da lunedì mattina invece come inizierà la distribuzione dell'ulteriore 1 milione che metteremo in campo appunto a partire da lunedì, quando entrerà in vigore anche il nuovo decreto del governo che peraltro mette l'obbligatorietà delle mascherine nelle azioni a cui i cittadini sono chiamati a svolgere nella loro quotidianità. E quindi questo è un tema che diventerà di nuovo centrale a partire da lunedì. Una distribuzione che avrà diversi canali, non più quello di Poste Italiane, e quindi vi faremo sapere quali saranno i canali che utilizzeremo, penso nelle prossime 24-48 ore. Per quanto riguarda invece un rapido aggiornamento di Costa Deliziosa, noi abbiamo proseguito nel piano di sbarchi che terminerà il 3 di maggio per tutti i passeggeri, stanno iniziando a scendere anche parte dei membri dell'equipaggio. Da ieri Costa Deliziosa è uscita nella gestione diciamo quotidiana del tavolo emergenziale del Dipartimento Nazionale. Questo perché tutto sta andando bene, perché è rimasta una nave pulita e perché abbiamo già praticamente smontato tutto ciò che di passeggeri era presente a bordo, svuotando più di 1.500 persone dalla nave in una velocità molto molto elevata. Quindi tutto è andato molto bene. Domani saremo a Malpensa con i nostri volontari di Protezione Civile perché, come vi avevo annunciato qualche giorno fa, arriva un nuovo carico invece di mascherine FFP2 che sono quelle che noi dedichiamo ai servizi pubblici essenziali dei comuni e soprattutto al personale sanitario. Tutto questo fa 6 milioni di mascherine gestite da Regione Liguria, diciamo negli ultimi 40 giorni. Ci servirà ancora, come dire, come polmone queste nuove FFP2 che arriveranno nel caso in cui la sanità dovesse avere bisogno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con cui immagino dovremo convivere ancora a lungo con il virus, ovviamente sperando che i dati epidemiologici siano sempre in discesa, come sta accadendo ormai da qualche settimana a questa parte. Grazie ancora e viva Genova e viva la Liguria. Bene, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con il consueto riepilogo dei dati. Ieri la giornata di lunedì è stata praticamente assolutamente analoga come spostamenti a lunedì scorso. Il che vuol dire che avendo aperto un sacco di nuove attività è un risultato positivo. Non si è visto un aumento di circolazione, questo è una cosa importante rispetto a lunedì scorso. Quindi è una cosa importante, vuol dire che stiamo cominciando come città tutti quanti a seguire le regole e questo è un dato molto positivo. Certamente ci sono ancora parecchie persone in giro e soprattutto quelli che non lavorano, non hanno problemi sanitari o non devono andare a fare la spesa, mi raccomando state in casa e se volete andare a fare attività sportiva fatelo per il periodo dell'attività sportiva. Sapete che ci sono le nuove regole per fare attività sportiva dentro municipio, per cui c'è la possibilità di fare le cose, cerchiamo di non fare più di un'uscita al giorno per quelli che devono stare in casa o fanno lo smart working a casa e così via. In questo modo noi faremo tutto il possibile con la partecipazione di tutti i cittadini per uscire da questa storia il più in fretta possibile. Volevo dare ancora un aggiornamento per quello che riguarda alcune conversazioni importanti che abbiamo avuto col Primo Ministro e con la Ministra De Micheli per quanto riguarda soprattutto il trasporto pubblico locale, di cui avete sentito che la Ministra stessa durante il suo discorso all'inaugurazione del ponte ha detto che la procedura è in fase per il nostro trasporto pubblico locale, per il nostro finanziamento è in fase di ultimazione. Per cui ci aspettiamo nel giro di qualche settimana veramente di ricevere l'approvazione e quindi di andare avanti. Questo è molto importante perché, come sapete, stiamo lavorando su un nuovo tipo di mobilità in città che richiederà l'uso di più mezzi, richiederà investimenti e quindi noi con questo investimento
potremo arrivare a servire la città in maniera migliore. I tavoli per il commercio e per la mobilità continuano ad andare avanti, tutte e due guidati dagli assessori, dall'assessore Bordilli per il commercio e dall'assessore Campora per la mobilità. Sono tavoli con tutte le organizzazioni e con per la mobilità ovviamente anche con le partecipate con AMT, per vedere qual è il miglior servizio di mobilità e di commercio che possiamo dare alla città da una parte e ai commercianti dall'altra, per poter consentire l'apertura dei negozi e la somministrazione di cibi anche di alta qualità in ambiente aperto, come sapete, sulle strade e sulle piazze. Quindi l'attività va avanti e avremo, penso, verso la fine settimana un aggiornamento. Nel frattempo ci teniamo sempre aggiornati per quello che riguarda alcune attività importanti, tipo ad esempio l'apertura dei cimiteri. Sapete che per Genova ancora sono chiusi, ho visto che sto parlando con i sindaci di Anci, ovvero sia con i sindaci di tutta Italia, per vedere come si comportano loro. Troveremo un modo, coeso fra tutti per evitare movimenti random, come si dice, ma cercheremo tutti quanti di portare una proposta operativa perlomeno per il prossimo weekend. Comunque, per ora stiamo soltanto discutendo di questo. E per quanto riguarda il ponte, sapete tutti cosa è successo oggi, è stata una bella giornata, la pioggia non ha insistito più di tanto, quindi ci è andata anche bene da questo punto di vista, il ponte ora è su. Adesso non vorrei mandare il messaggio opposto, il ponte non è finito, c'è ancora tanto lavoro da fare e sarà nei prossimi 2 mesi e mezzo circa in cui bisognerà allineare, centrare il ponte, calarlo sugli appositi piloni di almeno 25-30 centimetri, una volta che è un pezzo unico. Dopodiché bisognerà stendere la soletta in calcestruzzo e dopo la soletta in calcestruzzo bisognerà mettere l'asfalto e poi metteremo le barriere e poi metteremo i pannelli solari e poi l'illuminazione e finalmente potremo inaugurarlo. Quindi aspettiamo tutti quanti l'inaugurazione e quel giorno lì potremo cantare vittoria. Per adesso direi che tutti hanno fatto un bel lavoro, ringrazio soprattutto quelli che hanno lavorato 24 ore su 24, hanno dimostrato grande attaccamento al lavoro e anche grande attaccamento a Genova. Direi che, anzi ne sono certo, tutti quanti si ricorderanno per tutta la vita quello che hanno fatto per il ponte di Genova. Grazie. Bravo sindaco, c'è qualche dubbio, qualche domanda? Abbiamo finito? L'unico giornalista presente, onore al giornalista. Presidente, non si offenda, ma volevo fare qualche domanda all'assessore Gian Pedrone, in realtà. No, io non mi offendo per nulla, se non ne hai per me vi lascio proprio. No. Bene, allora vi lasciamo in ostaggio Gian Pedrone, buona serata a tutti. Prego. Buonasera. Volevo capire, le segnalazioni, mica dirmi quante ne sono arrivate? Siamo nell'ordine delle 400 in questo momento. Oggi ne sono arrivate un'80. Quindi queste sono più o meno, sono quasi tutte di Genova città. Quindi 100.000 mascherine che sono a disposizione? 100.000 mascherine in più rispetto ai 2 milioni per andare a colpire, come dire, positivamente queste segnalazioni. Ovviamente fatta la verifica da parte di Poste Italiane, perché non è detto che tutte le segnalazioni non siano state coperte da Poste. In alcuni casi ci sono state anche delle situazioni di come dire, furti piuttosto che situazioni particolari. Però noi facciamo in modo che si possa recuperare tutto, quasi tutto di quello che ci viene segnalato. E poi si pensa sempre a farmacie, edicole? Sì, lo stiamo studiando ed è il piano che ho annunciato prima, che partirà presumibilmente da lunedì e che vedrà fra domani, dopodomani, diciamo entro il 1° maggio, le modalità di distribuzione per tutti i cittadini. Farmacie edicole e qualcos'altro? Farmacie edicole o comuni, queste sono le 3 soluzioni che stiamo pensando, però ancora non è nulla di, come dire, definito e quindi bisogna aspettare ancora un po', perché stiamo cercando di calmierare al meglio la distribuzione su tutta la Liguria. Non più, come dire, perché con Poste Italiane abbiamo finito, quindi non sarà più via posta nelle cassette. Visto che
come giustamente ha ricordato il Presidente, ci saranno alcuni casi in cui sarà obbligatoria la mascherina. Ci saranno ulteriori distribuzioni. Ci sono molti casi in cui saranno obbligatori, perché da lunedì il DPCM parla chiaro, tutte le attività consentite sono consentite. Ci saranno ulteriori distribuzioni gratuite come questa che avete fatto? Al momento noi abbiamo terminato i nostri acquisti con 6 milioni, stiamo ragionando se tornare sul mercato, ma non certamente per coprire tutto il fabbisogno che da lunedì ci sarà e che abbiamo chiesto allo Stato di poter garantire, visto che ha inserito l'obbligatorietà nel prossimo decreto. Okay, grazie. C'è ancora un intervento del sindaco. Sono dimenticato di dire una cosa. Volevo sottolineare che grazie all'azienda Salini questa sera ci sarà nuovamente l'illuminazione del ponte con la bandiera tricolore di tutte le pile del ponte e andrà avanti ancora per alcune sere, mentre contemporaneamente verso le ore 8 ci sarà l'illuminazione di 7 piazze con la musica dell'inno nazionale e di altre musiche importanti. Questo per l'azienda Salini, vuole ringraziare la città di Genova per l'opportunità e per il risultato raggiunto. Direi che andremo avanti ancora per alcuni giorni, 3 o 4 giorni, e poi dopo vi aggiorneremo. È una bellissima cosa l'immagine di ieri sera del ponte con la bandiera illuminato con la bandiera tricolore, ha fatto il giro del mondo. Quindi per tutti quelli che vogliono andare a fotografare questa sera, trovatevi il posto giusto a Coronata o lì vicino, e lì vicino si potrà fotografare. Ecco, dimenticato, le piazze saranno sia nel ponente cittadino che in centro che nel levante cittadino. Ecco, sta cominciando adesso. Grazie e buona serata a tutti.